chiave per una puntata di Becchero on Tour, dove il comune denominatore sarà un lavoro di team. Ad aiutarmi c'è Veronica. Eccomi qua, pronta. Ciao Veronica. Ciao. La ricetta si chiama suprema di pollo in... ripiena con la varacara e la rosa di Gorizia. Non ho parole. Allora, abbiamo vari ingredienti. Abbiamo ovviamente la suprema di pollo, che non è la suprema sul petto di pollo, ma in questo caso è il sovracoscia di pollo. Cosa c'è invece? Abbiamo la varacara, che poi andremo un attimo a sciogliere per mettere all'interno, e la rosa di Gorizia che abbiamo cotto in vaso cottura. Perfetto, io direi già di sciogliere un po' di varacara, sì. No? Dopodiché, Veronica, io ti aiuto adesso nella cottura della varacara, molto difficile, tutto il resto. Beh, la varacara, tu però poi... Tanto ti dico cos'è, no? Esatto. Che è un prodotto molto particolare che arriva da Timau, è un pestato di carne con pancetta, lardo e speck. Poi vengono aggiunti degli aromi naturali, viene lasciata nella pietra e il risultato è questo composto che può essere utilizzato per diverse ricette come ripieno appunto di carne, ma anche per condire delle paste, dei primi piatti, oppure in abbinamento anche a delle verdure o anche su un costino di pane così com'è. Straordinario, perché si trova solo nella Carnia, solo in questo territorio. Si trova a Timau, che è l'ultimo paese della Carnia a confine con l'Austria. Guarda. E la fa solo un macellaio, quindi è un prodotto che si può trovare solo ed esclusivamente lì. Facciamo così, Veronica, lo appoggiamo qui. Sì. Perché in questo modo poi lo facciamo raffreddare un attimo. E adesso invece si impara a disossare. Quest'oggi mi aiuti a disossare. Devo dire che per me è la prima volta, perché solitamente io me lo faccio disossare dal mio macellaio. Però insomma, si può sempre imparare, per cui in teoria io dovrei essere un macellaio. Quindi posso fidarmi, sono in buone mani? Speriamo. Armiamoci di coltellino. Allora. La sovracoscia ha nel suo centro proprio la parte femorale, l'osso femorale. Quindi si inizia sempre dal nocciolo del femore, dall'alto, guarda, si impugna così e andiamo a incidere fino in fondo. Fino in fondo, in fondo? Proprio, non devi forare, è perfetto, bravissima. Dopodiché, come dico sempre, giriamo il pezzo di carne leggermente, non troppo, e andiamo a inciderlo dall'altra parte e togliamo la parte del muscolo. Ma non è che poi magari un giorno mi rubi il mestiere, Veronica? Speriamo proprio di no. Dovrebbe care. Dopodiché scendiamo in questo modo, infiliamo la punta sempre con le dita dietro, alziamo il tutto. Sei già avanti tu, Vediamo. Vediamo se togli facciamo. Via la cartilagine. Questa. Ce l'abbiamo fatta. Senti, io ho un ritorno dalla regia, sai cosa dice? Che è venuto meglio il tuo del mio. Pensa a te. Che soddisfazione. Questa è la fortuna dei principianti. No, sei stato bravissimo. Allora, lo dobbiamo mondare in questo modo. Quindi la parte più grossa, che è questa. Quindi la giro da questa parte, ok. Lo andiamo a allargare un po'. Sì. Così. Così riusciamo a mettere il nostro ripieno all'interno con più facilità. A questo punto, cara Veronica, non mettiamo sale e non mettiamo nulla, perché? Mettiamo già il nostro impasto all'interno, che è molto molto saporito. Io nel frattempo taglio un po' di cipolla. Bravissima. E tu vai avanti con l'altro componente poi, no? Guardate come si è praticamente un po', diciamo, si è un po' disunita, però ha mantenuto la fragranza. Tu adesso cosa vai a fare? Io adesso ho tritato un po' di cipolla grossolanamente, la vado a mettere sulla nostra pentola in ghisa. E dopodiché ci andrò ad aggiungere la nostra rosa di Gorizia, che è stata cotta precedentemente in vaso cottura, e andiamo a dargli una scottata ulteriore. Io invece, avete visto, ho arrotolato su se stessi le due sovracosce. Se decidiamo di cucinare con l'aiuto del forno, magari del forno a vapore, quindi che raggiunge certe temperature, lasciamo tutto il pezzo di carne intero. Se invece, come faremo noi, andremo a cucinarlo solo in ghisa, perché la cottura a ghisa comunque garantisce una cottura molto salubre, molto attenta, molto centellinata, perché in effetti con la reazione di Maillard riusciamo veramente a dare quel gusto, quel retrogusto esterno caramellato, di caramellizzazione, ma nell'interno riusciamo a cucinare il tutto. Mondiamo leggermente e andiamo a chiudere l'arrosto e rendere un po' più piccolo. Esatto. Allora, l'arrosto è un po' più piccolo, lasciamo la pelle, ma qui gioco anche su un altro elemento, la pancetta. La pancetta preserva l'esterno, già ci sarebbe la pelle, però dobbiamo dargli un ulteriore aiuto esterno a questo arrostino, quindi basta fare questo. Oltre ad insaporirlo, immagino. Esatto, no? In questo modo, quando cucineremo l'arrosto, la farcitura verrà preservata e non fuoriuscirà. Ecco, facciamo la stessa cosa anche da quest'altra parte. Tu come stai procedendo? Io nel frattempo ho fatto rosolare la mia cipolla bianca, ci aggiungo la rosa di Gorizia. Che poi la rosa di Gorizia
Qui è in vaso cottura, quindi la riprendiamo un attimo, ma ricordiamolo che è un ortaggio straordinario. Certo. Ovviamente. Se consumato fresco penso che sia poi anche l'ideale con l'insalata. Assolutamente. Anche questa ha una sua stagionalità, quindi bisogna sapere che, come abbiamo fatto noi, si riesce a trovarla anche fuori stagione attraverso una serie di accorgimenti come la vasocottura, certo, che le conserva anche per il fuori stagione. Però il meglio, se non sbaglio, Veronica, è fra novembre e dicembre. Esatto. Credo, sì. Ma, senti Veronica, ma raccontiamo un po', la rosa di Gorizia insieme alla varacala, insieme a tante altre cose, le abbiamo portate un po' in tutto il mondo, dove sì. Promuoviamo insieme, con grande piacere. Certo, promuoviamo il nostro territorio e i prodotti sono il miglior sponsor per il nostro territorio, secondo me. Abbiamo parlato in giro il fricco, abbiamo parlato in giro i Kirschons, che devo dire sono stati apprezzati anche in paesi dove non avremmo mai immaginato. Certo. E invece quel connubio di dolce e salato, devo dire che è stato apprezzato molto. Beh, in effetti sì, abbiamo fatto delle escursioni a rappresentare sia il Veneto che il Friuli Venezia Giulia in territori come Bangkok, come Marrakesh, dove in effetti il cotechino non è stato portato per ovvi motivi, però dove tutti i tuoi prodotti della tua carne e del tuo Friuli invece sono stati stra apprezzati. Sì. Io nel frattempo spengo la fiamma perché penso che basti. Ci siamo. Io volevo quasi quasi farti provare le gare, ma ho già chiesto, sei già stata bravissima oggi col disosso. Allora Veronica, controlla se ho legato bene. Io, a me sembrano perfetti. Perfetto, allora se lo dici tu. Un lavoro geometrico perfetto. Questo è anche grazie a come hai disossato tu. Io, guarda, abbiamo delle foglie di rosmarino, le adagiamo. Ah, direttamente così? Sì, sulla ghisa, in questo modo. Facciamo una cosa di questo genere anche. Le schiacciamo un po', proprio sulla ghisa, in questo così modo. Così sprigionano tutto il loro aroma. Esatto. E poi, attenzione, mettiamo su i nostri rotoli, ma soprattutto abbiamo una ghisa zigrinata. Quindi è stata scelta apposta. Esatto, per creare proprio quei segni di maiale. Tempi di cottura, in questo caso avremo circa un 20 minuti, 25, stando sempre molto attenti a girare spesso i nostri rotolini. Al forno invece li lasciamo a 180 gradi e magari cottura misto, ventilato e vapore per 40 minuti. Bene. Quindi adesso non ci resta che cucinare e poi impiattare. Certo. Cortesia, mi prendi un po' di stagnola? Certo. E ti spiego anche il perché. Eccola qua. Perché per accentuare, per diciamo accelerare la fase di cottura, quindi per creare un'anticamera di cottura ridondante, se non vogliamo usare il forno, possiamo anche adagiarlo. Coprirlo. Esatto. Con la stagnola, stando attenti. Attento, perché scottarti, esatto, mi raccomando. Eccola. E in questo modo la stagnola tende a incamerare il calore al suo interno e accelera la fase di cottura al cuore, all'interno. Esatto, al cuore degli arrostini. Eccoci arrivati, quindi, dopo la fase di cottura. In conclusione, Veronica, allora, ho visto che hai cucinato perfettamente la rosa di Gorizia. Siamo arrivati all'impiattamento, certo. Adesso io la laggio sul mio piatto. Quindi vai ad adagiare la rosa di Gorizia che è stata leggermente scottata con un po' di cipolla bianca. Bello, perché questo comunque bilancerà la parte, diciamo, del pollo con la sua parte invece un po' più acidula, un po' più marcata, perché ricordiamo che questo tipo di rosa di Gorizia in vaso cottura, richiamato come lo ha richiamato Veronica con la cipolla, è proprio bello, incisivo come gusto. Certo, perfetto. Guarda Veronica, io non voglio neanche... È anche molto bello a livello cromatico. Assolutamente. E adesso arrivano le altre due sorprese. Sì. Innanzitutto ne mettiamo uno solo, Quale vuoi? Allora, giramelo, vediamo. Metterei questo. Allora, bene.
prendiamo, lo adagiamo al centro. Benissimo. E arrivano due piccoli accorgimenti, il terzo lo farai tu. Un po' di polvere di rapa rossa, che è stata cotta e poi ovviamente essiccata, ma questa serve solo per dare il colore, che è in tinta anche con questo piatto, che è meraviglioso. E poi invece, cara Veronica, ti ho appena fatto assaggiare, anzi, ti ho appena fatto annusare qualcosa di magico. Polvere di zenzero. Io lo adoro, credo che si sposi perfettamente bene. Lo metti proprio sopra la carne? Lo metto assolutamente, guarda, proprio un tocco, quasi come se fosse una nevicata leggera. Di zenzero. Di zenzero, voilà. Io ci metto manca un po' di verde, magico. Ci metto un sì. po' di verde, che manca, ci sta sempre bene. Il tuo tocco magico di verde. Stiamo una bella fogliolina che fra l'altro notate è stata scelta con grande accuratezza, perché la venatura si intona perfettamente. Mi piace molto questa. Sì, l'ultimo tocco. Mettiamo una qua? Sì, perché no? Eccola. Perfetto. Togliamo il cucchiaio. Vuoi metterne un'altra? Sì. Ormai sì, che ci siamo. Un po' una geometria. Facciamo i quattro poli. Esatto. Sud, nord, est, ovest. Eccola. Veronica, complimenti, ricetta molto semplice, dove abbiamo messo degli ingredienti importanti di grande storia, non il pollo, ma la varacra, la rosa di Gorizia. Quindi i miei complimenti personali a te, bravissima come sempre. Complimenti anche a te. E come sempre vi ricordo che chiunque può essere bravo in cucina, purché ci metta passione. Parola di Becker e di Veronica. Ci vediamo alla prossima. Ciao. A te il giro.